Il giorno 20 giugno 2020, alle ore 21:44, ci sarà il solstizio d'estate. Ma che cos'è il solstizio? I popoli antichi si accorsero presto che, segnando l'altezza del sole alla stessa ora nei vari giorni dell'anno, questa altezza non rimaneva costante. Tale altezza era massima in estate e minima in inverno. In pratica, dall'inverno all'estate, l'altezza del sole cresce fino a un massimo, sembra fermarsi un attimo e poi ricomincia a scendere. Analogamente, d'inverno, si arriva al punto minimo. Il sole sembra fermarsi per poi cominciare a salire. Questo fermarsi in latino si dice sol sistere, che vuol dire appunto fermarsi del sole, da cui la parola solstizio. Questa diversa altezza del sole sull'orizzonte ha effetti sulla durata del giorno. Sappiamo tutti che d'inverno le giornate sono più corte e le notti più lunghe, e viceversa d'estate. Esisterà un momento in cui la durata del giorno e della notte sono uguali, e questo lo chiameremo equinozio. Ci sono due equinozi, uno di primavera e uno di autunno. Se noi vediamo il percorso apparente del Sole come un cerchio, in estate gran parte di questo cerchio sarà sopra l'orizzonte, per cui il giorno durerà di più della notte. Inverno, gran parte del cerchio sarà sotto l'orizzonte, per cui la notte durerà più del giorno. Per cui il giorno del solstizio d'estate corrisponde alla massima durata del giorno e la minima durata della notte. Viceversa, il giorno del solstizio d'inverno corrisponderà alla minima durata del giorno e la massima durata della notte. Gli equinozi corrispondono a pari durata di giorno e di notte, perché il cerchio del moto apparente del Sole è centrato sull'orizzonte. Ma a che cosa è dovuto questo bizzarro comportamento? Tutto è dovuto al fatto che l'asse di rotazione della Terra non è perpendicolare all'orbita. Notate che durante il moto di rivoluzione attorno al Sole, l'asse di rotazione viene traslato parallelamente a se stesso, o in altre parole, ha sempre la stessa direzione rispetto alle stelle fisse. In questo momento dell'orbita, per il nostro emisfero, il Sole apparirà molto alto sull'orizzonte. Questo perché l'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre ci inclina di più verso i raggi del Sole, mentre in questa fase dell'orbita la stessa inclinazione dell'asse terrestre ci inclina dalla parte opposta rispetto al Sole. L'inclinazione dell'asse terrestre spiega anche perché d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo. Infatti, quando i raggi del Sole cadono sulla Terra con poca inclinazione o addirittura perpendicolari, l'energia verrà distribuita su un'area piccola, mentre se i raggi cadono con una certa inclinazione, la stessa energia verrà distribuita su un'area maggiore, per cui ogni punto della Terra riceverà meno energia. Ma perché il solstizio d'estate qualche volta cade il 20 e qualche volta cade il 21 di giugno? Beh, questo è dovuto al fatto che noi contiamo l'anno come 365 giorni. Ma in realtà, una rotazione completa attorno al Sole, la Terra, la svolge in 365 giorni e circa 6 ore. Per cui sembra che il solstizio ritardi ogni anno di circa 6 ore, spostandosi dal 20 verso il 21 giugno. Tutto viene riallineato quando abbiamo un anno bisestile.